Un casino immane invece. Sì, eh? Eh sì, perché probabilmente c'è meno luce che arriva. Simo, dimmi quando ci sei che tolgo la pausa. L'unica cosa che mi lascia molto dubbioso è che avendo sballato i tempi, non so neanch'io come e che cosa arriva. Sorpresa. Sì, no, ma la mia paura è che arrivino tutte insieme le colonne. Cioè, l'unica colonna di Ok. cui si sa qualcosa è Cherkesk. E infatti la vedo già. Dovrei essere dentro. In teoria la vedete anche voi, se fate F10 forse le vedete. 10. Perché ho messo c'è la Fog of War. Dovreste già vedere un po' di cose. Vedere Sì. la mappa. Vedo tutte le Lo vedete unità sotto, amiche. esatto, tutto il resto invece non si dovrebbe vedere. Ma ci sono unità amiche anche un bel po' più in là di Udarni. Sì, una è la FARP, dove parte Simo. E per il resto, oddio, non è che ci sia tantissimo in giro. Tipo, sui Dardi c'è il secondo Oak. Il primo Oak è appena sopra dove c'era le quarter che abbiamo preso l'altra volta. Un Sì. po' di difese, c'è una batteria di Paladin, uno di un plotone di M1. Qualche. Si chiama? Qualche. Come cavolo si chiama in giro che non mi viene? Bradley in giro. E per il resto non c'è molto altro. Dovresti vedere i 4 IP. Quali sono i 4 riferimenti degli IP? No, io non vedo niente come. Cioè, no, scusa, 4, le 4 posizioni. Cioè, tu sai, ad esempio, che nell'angolo in alto a sinistra, con le truppe in alto a sinistra, è Ford. No, neanche io vedo. Non mi fatti, devo Ah, andare a memoria infatti. ogni volta. E quello lì è il punto un attimo più fortificato. Sì, quelle le vedo. Messo in piedi dei mortai, ci sono i manpad delle difese aeree. Poi fa l'angolo, dovrebbe supportare un po' di più. Invece i punti più leggeri erano Chevy, Mazda, che sono uno esattamente a ovest del bullseye, del quarter, e quello più a sud, che è Mazda. E lì abbiamo giusto truppe Recon, roba leggera. Idem, quello appena in alto a destra di Ford, anche lì c'era usato un linebacker, ad esempio, mi pare, sì, infatti. Che alla fine è un Bradley con gli Stinger, Sì. sempre nell'ottica Recon. Comunque, Per caso ci sono SAM tipo guida radar o solo ci roba? sono i vari Gopher e cosa c'era? L'SA3 e l'SA6, ma sono abbastanza indietro. Perché in teoria con la SEAD della missione precedente, un grosso dei SAM effettivamente era stato distrutto. Sì. Quindi seguendo un attimo l'andamento dell'evoluzione della cosa, SAM praticamente non ce ne sono più. E qui il fatto. Per cui tutte le colonne sono coperte da almeno uno Shorad o uno Spag. Perché se fosse copertura SAM non avrebbero bisogno di portarsi in giro la difesa aerea attaccata. Sì. Ci sono e sono un po' più indietro. Noi sappiamo in grosso modo che ci dovrebbe essere una posizione tipo dove c'è il mappale GK Golf Kilo 24, quella zona lì. Lì in teoria dovrebbe esserci un piccolo avamposto, però non si sa bene. E dove partono le colonne? Comunque, cose a lungo raggio ci sono solo se vi inoltrate. Se state sulle nostre linee o comunque entro una ventina di chilometri dalle nostre linee, non dovreste avere troppi problemi. Ok. Simo, arrivato? Io sono, sì, Ok, non sono in cockpit, sono dentro via la la pausa. pagina. Iniziamo a ballare. Sono in cockpit. Anche io. Sì, come vedi non è Io già molto buio, comunque, come anche tu dicevi. Con le nuvole così ho già il motore alte. acceso, era normale. No, però fa niente, meglio.
posizionato male anche l'HQ, effettivamente. Adesso un po' attaccato. In option faccio già che modificare le coordinate. Potrebbe essere utile. Potrebbe essere Va bene, utile va nel bene, va bene. caso. Anche perché a me è già successo di perdere il predator, è lui che vede tutto. Se salta il predator io non vedo quasi più niente. Anche senza il quasi. Cos'è che usavano? Gli A10 usavano non gradi primi secondi, ma gradi primi. Cos'è, decimali, no? No, o gradi decimali Sì. secondi, quello che è. Così buon guano, ready to take off.
Sì, ma per comodità le informazioni poi te le passo in chilometri senza stare a convertirtele. Ok. Perché in teoria dovrei convertirtele, ma non ha molto senso, perché poi dovresti riconvertirtele lì dietro. Ogni conversione perdi di precisione. Quote 1-1, taxing out. Quindi me le vado a rimettere normali su option. Le MS metriche o imperiali? Come quando utilizziamo per comunicare con la 10. Ah no, no, quelle lasciali normali, no, intendevo. Anche perché quelle sono solo le atlong. No, dicevo tipo la distanza in metri piuttosto che in miglia e l'elevation in metri piuttosto che in piedi. Tu hai tutto in metri. E quindi ti passo tutto in metri. Cioè, adesso devo convertire tutto. Va bene il payload così? Sì, l'ho cambiato. Ho messo i golf. Ah, poi mi spiegherai cosa cambia. Che sono. Hanno la testata a penetrazione. Ah sì, è vero. Sto guardando che mi ero segnato effettivamente tutti i dati a questo tempo, però non mi è venuto dubbio di controllarteli. No, no, ma tanto c'è voluto un attimo. Sì, no, io l'appunto, i Delta sono Light Medium Armor, Golf sono Heavy Armor e quelli di Sì. Blades. 7 Nautical Miles. Poco più. Ping mi sembrano buoni per adesso. 67 Alberto, 75 Simo. Va a funzionare, sì. Sì, La mia paura sono le esplosioni poi. Il CS non interviene più.
aggiornamento della situazione. La colonna partita da Cherkessk si trova ora a 17 km da Mazda. Roger. Roger. Colt 1-1 Airborne. UZI 1-1, previsione di tempo per l'arrivo sulla BP? Standby. Diciamo Vado avanti io, Colt una 1-1, decina di prevedo. minuti. Ok, io 12 minuti. 12 minuti per l'arrivo su Alfa. Su Ford. Ah sì, no, ma tu fermati in orbita su Alfa. Ah, su Alfa allora 5 minuti. Intanto ti confermo che puoi darmi bearing e distance da Ford per segnarmi target. Ok, copy. Ma vedi anche gli EP o vedi soltanto Ford? Cioè il tuo Waypoint 3? No, io vedo solo il 3. Perché darti tipo 30 km di bearing da lì non è comodissimo. Lo so. Strano che non vedi gli altri, però c'era il modo di farli vedere. Vabbè, prossima volta ti metto più Waypoint. Ti do Sì. apposti. Beh, eventualmente va bene anche Bullseye. Ok, Sì, se vuoi darmeli dal bullseye va bene. perché sono comunque in posizioni diverse, Ma quindi uno. è più lontano. Vabbè, vedi tu. Di volta in volta scegli quello più vicino, così siamo più Quello accurati. infatti. Dipende come si evolve la situazione. No, ok, comunque li vedo, adesso è solo che devo trovare nel database dell'aereo. Comunque sì, puoi darmeli. Se riesco ti do da Waypoint da Bullseye, eventualmente ti do No, dall'IP. vai tranquillo, puoi anche darmi da Chevy, Mazda, quello che vuoi. Così buon buon, sto passando Udarni, vado in fencing. Se poi cerca di passarmi prima le difese aeree.
Così le tiro giù subito e poi stiamo tranquilli. Sì, l'idea sarebbe proprio quella. Maverick sulle AD e poi Gunrun piuttosto che CPU o GPU in Esatto. base al target. Tieni conto anche che facciamo un type 3, cioè io non vedo il target e non vedo assolutamente niente, in teoria. Quindi hai piena Ok. libertà comunque di ingaggio, di solito ti do un quanto di tempo piuttosto che ti dico fai tu, quindi a tua discrezione. Eventualmente ti posso informare però ad esempio su qual è la difesa aerea, tipo se è il secondo o se è il quarto Sì, esatto. veicolo della colonna. Aggiornamento, allora, settore nord libero, la colonna in arrivo verso Mazda è a 14 km. Roger. Code One Roger, sono al contact point Alfa. Mi metto in orbita. Quattro man copy. Quattro mano, ho bisogno di una stima dei tempi. Quanto ti occorre per fare 30 miglia nautiche come tempi? Oh, aspetta. Diciamo 10 minuti. Così, one, sto passando Borovkov e Majeski nel mezzo. Copy, Uzi 11. Tempo stimato ETA per la BP? All'incirca, diciamo, 5 minuti massimo. Ok, copiato. Abbiamo dei francesi in volo. Cioè? Ho sentito uno con l'accento francese. Saranno gli F-16 Belgi, belga, sì. belgi. Mi conto che non siamo in contatto con... siamo solo CAS, quindi non abbiamo l'AWACS e non siamo in contatto appunto con altri gruppi, altri schieramenti. Questa è la scusa Immagino. ufficiale per il fatto che io non so se arrivano a capo o no. Se sono partiti in scrambo vuol dire che probabilmente arriva qualcosa. Anche se nella tua posizione sei decisamente tranquillo. Ok. L'unico mio dubbio è se farti fare questi 10 minuti di strada per andare a dare una mano a Uzi. Beh, io sto qua in orbita, quando ti servo mi chiami. Colt 11, puoi andare in orbita sul Bullseye. Roger, affermativo. Quando arrivi, poi ti do indicazioni sul target. Anche se eventualmente potrei dartele direttamente subito, entrambi. Oh, se vuoi darmele subito, io resto in orbita qua. Perché il riferimento sarà probabilmente da base o da Bullseye. Perché ormai questa colonna si sta pericolosamente avvicinando. Roger. Vuoi darmi i riferimenti? Cosa preferisci, le coordinate o distance bearing da Mazda? Dammi distance bearing. Allora, il target è a 12 km.
quindi a circa, saranno 8 miglia, un po' meno, 7 miglia circa, a ovest, heading 268 da Mazda. 268-7 miglia. Presso il villaggio di Kavkavski. Sì, vabbè. Vabbè, il Simo su Labris ce l'ha. Quindi posso entrare? Nella O? Scusami, non ti ho copiato. Posso entrare nella O? Mi Sì, sgancio vieni. da Alfa. Allora, la colonna sta seguendo la strada, una strada che va da ovest verso est. Per ora, appunto in questa direzione. L'ultimo Roger. rilevamento da sempre 12 km circa. Circa sempre 7 miglia e mezzo saranno. Ok. Così 1-1 in battle position. Copy, UZ11. Dammi il contact sul il villaggio di Kavski. Porca miseria. Cercalo con le RBL. O visivamente anche. Contact. Rispetto alla tua posizione, il villaggio è a 11 km, heading 240. Rispetto al villaggio, la colonna è a 2 km, heading 241. La colonna avanza per heading 083, comunque da ovest verso est. Colt 1-1, mi avvicino direttamente da nord-est, passo sopra il bullseye. Man, se entri da nord-est, riesci a uscire poi da est. Sì, faccio un'inversione a U praticamente. Ok, UZ11, nella colonna è presente una difesa aerea, uno Strela, una SA9 Strela. È il secondo veicolo dalla testa. Roger. Se UZ11 Copiato. riesce a pulirtelo, puoi fare un gunrun poi. UZ11, col contact sul target. Se no, se pensi che sia meglio che vado da Ford, io posso anche andare a Ford. L'ideale forse sarebbe entrare da nord. Simo, comunque sei in area sicura e puoi anche alzarti e fare pop-up o andare su a 1000 metri, non ti preoccupare. Ah, perfetto, perché non vedo nulla in Sì, questo no, ma finché momento. sei dietro la linea nostra dei CP e finché non si infiltrano dalle unità, siamo abbastanza tranquilli. Colt 1-1, entro da nord. Cotton One, stand by. Voglio che Uzi pulisca il semprima. Copiato Colt 1-1, standing by. La colonna, per adesso sono arrivati 6 veicoli nella colonna, un IFV, BMP3, 4 carri e un SA9. UZ11, la colonna sta attraversando adesso il villaggio, in realtà ci passa leggermente pochi metri a sud dal villaggio. Così, con guano mi sono alzato fino a 300 metri, do un'occhiata. Sicuramente se vedi il villaggio vedi anche i carri. Sotto, sono lì sotto. Poi che avvicinati un po' all'SA9 a una gittata di 4-5 km al massimo. Target rispetto alla tua posizione, bearing 238, distanza 12 km. Update
Kate dalla situazione, se Torinardo è sempre libero. La colonna avanzante tra non molto passerà, seguirà, se continuerà a seguire la strada, virerà e dovrebbe girare verso nord-est. Quindi Uzi 1-1 dovrebbero venire dritti verso la tua posizione, come direzione. Roger, sto guardando, sto setacciando la zona, lo squalo. Se guardi il villaggio sono di vedere, mi piace che corro perché non so ci sono. Colt 1-1, Uzi 1, no scusa, tu sei Scar, Inventatemi col sign, se volete. Cos'è che vero? Vabbè, facevo Scar. io? Brutto Scar. Scar è quando ero sull'elicottero, ero Vabbè, Dragon Hitman. 76 una volta sul JTAC. Vabbè, insomma, dammi un update sull'ultima posizione perché io non vedo niente. Capito. Allora, la colonna si trova a 9 km dal villaggio, quindi circa 6 miglia, meno Non ho 5 miglia. capito, ripeti. 5 miglia. Sì, ma dal punto che mi avevi indicato prima. Da Mazda. Hai bisogno di riferimento da un altro IP? No, dall'IP che mi avevi, dal punto, dall'offset che mi avevi già dato prima, che io ho fissato come waypoint. Quello 268 7 miglia. La colonna è avanzata verso est, sempre nella stessa direzione. Adesso sono in 271 a 9 km. Quindi sono grosso modo 5 miglia, immagino. Se 10 km sono 5,4 miglia, saranno 5 miglia più o meno. Ok, hanno appena virato, stanno seguendo sempre la strada. La strada adesso va da sud-ovest verso nord-est. Così one one visual telli sulla collana in avvicinamento. Copy Z11, il tuo bersaglio è uno Strela SA9, il secondo veicolo dalla testa della colonna. Così one one Roger. Colt 11, Code one.